Allora, siamo arrivati all'ultimo premio, non necessariamente il più ambito, l'ultimo in ordine cronologico, diciamo così. Per la critica letteraria italiana, il premio assegnato quest'anno va a Pier Giorgio Bellocchio. Prego. Vengo dopo? Sì. Venga. Ah, non la vedevo, ecco. Venga adesso, prego. Prego? Ma certamente ne ha facoltà. Lo terrei anch'io molto volentieri il capo. Premetto che io ho i capelli bianchi dall'età di Matteo Marchesini, ecco. No, tu dicevi incanutiti. Vuol dire che ha 25 anni, non mi credete. Sì. Allora, la motivazione per Bellocchio. Pier Giorgio Bellocchio è il maggior scrittore satirico dell'Italia contemporanea, ma è anche saggista, polemista, moralista di straordinaria qualità intellettuale. Oltre che fondatore e direttore prima di Quaderni Piacentini negli anni 60, rivista che più di ogni altra ha dialogato criticamente, simpateticamente con il movimento del 68, e poi successivamente della rivista Diario, scritta a quattro mani con Alfonso Berardinelli. Nelle sue pagine, sempre nitidissime, si allestisce un teatrino comico grottesco in cui si riflette fedelmente il bel paese con le sue maschere eterne da commedia dell'arte e i suoi tipi invece recenti della nuova aggressiva piccola borghesia. Nel suo stile saggistico e autobiografico, l'aforisma fulminante si fonde con un'argomentazione paziente e implacabile. Il dialoghetto convive con la micronarrazione, mentre il cabaret è innervato dallo sguardo del moralista classico. La biografia intellettuale di Bellocchio riunisce due elementi che nella nostra cultura si trovano generalmente separati: prossimità al marxismo critico, specie nella versione francofortese, e insieme apologia dell'individuo. Pensiamo a Gobetti, all'azionismo, e quindi l'individuo con la sua responsabilità e autonomia morale, perfino apologia della sua solitudine. Da una parte attenzione alla sinistra eretica, alla tradizione del movimento operaio, dall'altra la passione per il romanzo borghese dell'Ottocento, per l'immenso sapere psicoantropologico che contiene quel romanzo borghese. Ricordiamo le bellissime pagine, le prefazioni che ha firmato Bellocchio a Stendhal, Dickens, Tolstoi e altri scrittori russi. E poi molte altre influenze: il filone cattolico radicale francese, Léon Blois, Bernanos, soprattutto Charles Péguy, e poi Karl Kraus, Simone Weil, Orwell, il cinema di Stanley Kubrick, ma anche il fratello maggiore Franco Fortini, anche così vicino alla rivista Quaderni Piacentini. In Bellocchio si percepisce una nostalgia critica dei valori di una borghesia laboriosa d'antan, quel senso dell'onestà, dell'onore, del decoro, certo storicamente condizionati, ma che oggi, nell'Italia cinica e incarognita del nuovo millennio, finiscono per occupare lo spazio di una piccola e preziosa utopia, quella di una convivenza civile più degna. Per questi motivi e per molte altre ragioni che si lasciano intravedere, tanto sarebbe lungo elencarle vista la ricchezza degli interessi di Bellocchio, gli viene assegnato alla carriera il premio Tarquinia Cardarelli per la critica italiana. A consegnare il premio il sindaco di Tarquinia, Marco Mazzola. Il potere del cappotto. Ecco il premio. Sindaco. Sì, no. Sì. I fiori no, i fiori sono le signore.
No, non sono. Ecco, grazie. 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 Sì, ma ecco, lo lasciamo lì e lo recupereremo dopo. Prego. Allora, io una domanda te la farei. Io me lo sono tolto il cappotto per darmi un'aria giovanile. No, è sulla satira proprio per Giorgio. Sulla satira oggi, perché è curioso, l'Italia che ha una tradizione del comico, la commedia, a me sembra che oggi vera satira non ci sia. È vero, Flaiano ha detto da qualche parte agli italiani piace soprattutto ridere, d'accordo, però la satira, voglio dire, la satira politica oggi quasi sempre è prevedibile, è uno strumento di parte e non è che esce molto fuori dalla logica televisiva del bagaglino, insomma, salvo rarissime eccezioni. Poi la satira culturale, è quella che anche qui ricordo delle pagine di Pier Giorgio Bellocchio, su Umberto Eco, su Pietro Citati, ma la satira culturale è difficilissima secondo me da fare e proprio per questa ragione non ce n'è molta in giro. Ecco, quindi a me sembra che la satira in Italia oggi non ha tanto il suo terreno. Ecco, volevo un po' sapere che ne pensavi di questo, se eri d'accordo con questa cosa. Io sono così scoraggiato che a me sembra che la realtà sia satirica, cioè è una parodia, cioè la vita che ci circonda, dai politici alla cultura, è già parodia in sé, non c'è quasi più bisogno di, no? Infatti i comici sono sì, poi vabbè, comunque anche i grandi satirici non sono più, i grandi comici sono, vede qualche film di Totò, Tognazzi, eccetera, e non c'è più nulla di simile, ecco, di paragonabile, ecco, quindi cosa vuoi che ti dica? C'è poco da satireggiare, c'è poco da ridere, insomma, ecco. Non è che la realtà è già in sé, soprattutto con la politica così satirica, a parte per esempio. È una parodia, è un'autoparodia, quindi cosa vuoi parodiare? Non so. Ma ecco, per esempio la rivista Diario, che appunto facevano con Bernardinelli, quella però contava su un pubblico, una minoranza, d'accordo, però un pubblico comunque ancora con una sua intelligenza critica. Ecco, voglio dire, quindi esistono queste minoranze. Sì, spero di sì, insomma, infatti io non so se merito sto premio, però devo dire che la stima che ho di La Porta, di Onofri e di Manica mi dice, beh, fidatevi, di loro fidatevi. A proposito di Onofri, professore. E poi sono molto contento, devo dire, lasciatemelo dire, di essere premiato insieme a Patrizia e a Mengaldo. Sono persone che stimo molto e a cui voglio anche bene, insomma, quindi è un piacere, ecco, essere insieme, insomma, in questa Italia sconfortante. Vincenzo, sentite? Il microfono. Ecco, ora diamo voce anche al microfono che stava sulla giraffa qui. Va bene, allora facciamo così, facciamo bene. Pier Vincenzo Mengaldo, prima si chiedeva, mi premiate per la storia della letteratura, diciamo così, e per la filologia, rivendicava invece il suo magistero di critico militante. A parte il fatto che come Contini, che io amo meno di Mengaldo, devo dire la verità, è uno storiografo autoritario, i suoi poeti degli anni del Novecento sono indicazioni storiografiche forti, militanti, qualcuno potrebbe dire parziali, ma che indicano un'ossatura, quindi, come dire, voleva liberarsi di questo premio per la storia della letteratura, non è un desantisiano, va bene, ma glielo diamo, lo ribadiamo qua. Però dico che Pier Giorgio Bellocchio, critica italiana, e Pier Vincenzo Mengaldo, storia della filologia, in realtà insieme sono due facce di una stessa medaglia, di una stessa irregolarità. Sono due critici, scrittori intellettuali irregolari, anticonformisti. Vede Di Mare, lo dico a tutto il pubblico, noi critici contenutisti, come sono io, siamo stati sempre messi a tacere, dice però Gadda, però Céline era antisemita, però che scrittore, eccetera.
E invece noi poi prendiamo in mano un libro come Giudizi di valore di Mengaldo e scopriamo che invece gli scrittori di parole, sontuosamente scrittori di parole, possono essere anche scrittori di cortine fumogene. Cioè Bellocchio e Mengaldo, e qui lo dico a nome anche dei due miei colleghi, sono stati per la mia generazione due veri maestri di anticonformismo. Io ho capito, leggendo Mengaldo, perché Céline non è uno scrittore di dimensioni strepitose, perché Gadda, il grandissimo Gadda, è uno scrittore da mettere col punto interrogativo. Lo diceva Mengaldo, lo diceva anche il nostro caro amico per Vincenzo Luigi Baldacci, che su queste cose ha detto e che ricordiamo insieme qua a 10 anni dalla morte, perché non se n'è ricordato nessuno, e vi chiedo un applauso per il grande Luigi Baldacci. E allora dico, e lo dico a Pier Giorgio Bellocchio, questa è la domanda che gli faccio: vi abbiamo guardato come maestri, ci avete detto, e ti cito caro Pier Giorgio, che voi stavate dalla parte del torto, ma quando ci metteremo mai dalla parte della ragione? Grazie. E quando non dipende dalla nostra volontà, se ti mettono lì, non so, puoi arrabattarti, però è una cosa oggettiva, non è una scelta, insomma, ahimè, e magari, ma ormai è tardi, ahimè. Io questo va bene, insomma, prendo questo premio ormai alla fine della vita, ma devo dire che, insomma, è, cos'è? No, è il secondo premio che prendo nell'arco di una vita piuttosto lunga. Uno l'ho preso, non mi ricordo neanche più il titolo, Ai piacevoli servi, era l'unico libro di narrativa, erano 3 racconti usciti nel 66 da Mondadori, una collana diretta da Sereni e da Gallo. E presi un premio a Empoli, come si chiamava? Non mi ricordo. Empoli. C'era Baldacci, giovane, allora lo incontrai lì nella giuria, Silvio Guarnieri. Basta, poi dopo, anche perché ho chiuso con la narrativa, anche se si può dire che certa mia saggismo sfiora la narrativa, il micro racconto, è vero, in parte certi umori propri del narratore, perché io trovo che la critica debba nutrirsi anche di questi umori, insomma. Ma come è stato ricordato, non so perché mi viene recentemente, uno dei pochi piaceri che ho avuto dalla lettura è stato la non so se la rilettura o la prima lettura di Dwight MacDonald, di cui adesso è uscita una raccolta della rivista Politics, ma io mi riferisco invece a un libro che era uscito Contro America, era il titolo italiano, in cui c'è una saggistica letteraria, un giornalismo saggistico di enorme qualità, insomma. E infatti io vorrei anche ricordare Edmund Wilson, che è stato uno dei grandi maestri da cui ho imparato moltissimo, insomma. Ed era un grande critico e un grande giornalista. Quando si dice giornalismo confligge o non confligge, ma può non confliggere, il problema è la qualità, insomma. E vorrei incontrarlo. Non so perché è venuto fuori questa cosa qui. Io non sono mai d'accordo con Umberto Eco, che ho attaccato anche ferocemente, però quell'idea del riassunto, io sono assolutamente d'accordo che invece di dare dei temi, io mi ricordo i miei tempi quando facevo lezione, nei temi dicevamo delle grandi sciocchezze, no? Ci davamo delle arie. Riassumere un testo, un libro, è un esercizio di non solo per l'allievo, ma anche per l'insegnante, che dal riassunto che legge capisce dell'allievo, lo capisce anche psicologicamente. Quindi io sono favorevole, perché non fate un premio per il riassunto? grazie. Allora,
L'importante è non esagerare in ogni caso, perché c'era Woody Allen che diceva: ho fatto un corso di lettura veloce, ho letto Guerra e Pace in 2 ore, ho capito che è un libro che parla della Russia e della guerra.